Amici di Tech Android, sono Francesco e benvenuti in questa video recensione, anzi video anteprima, perché Xiaomi da Berlino ha appena presentato i nuovi 13T e 13T Pro. Oggi ci dedichiamo al 13T, non sarà una vera video recensione perché l'ho da pochissimo tempo, quindi qui vi dirò semplicemente le novità e che cosa porta, e poi ovviamente come sempre ci sarà la nostra video recensione completa per vedere come si comporta effettivamente tutti i giorni. Ma adesso mandiamo la nostra sigla e parliamo del nuovo Xiaomi 13T. Sempre dal design. Il design è molto classico ma bello, stile abbastanza moderno. Abbiamo la scocca in policarbonato, in questo caso lucido. Si potrà avere in tre colorazioni: nero, verde e azzurro. I bordi sono smussati, come anche la zona delle fotocamere. Un quadrato bello grande ma che conferisce appunto uno stile moderno al telefono. Frontalmente troviamo un ampio display da 6,67 pollici, Crystallize AMOLED display Full HD Plus con 144 Hz di refresh rate, che lo rende ottimo anche per il gaming. 446 ppi e ben 1200 nits di luminosità. Non mancano poi il Dolby Vision e anche l'HDR10 Plus. Il display frontale è protetto da un Corning Gorilla Glass di quinta generazione, mentre il dispositivo è certificato IP68, quindi può resistere ad acqua e anche a polvere. Il peso è di soli 197 grammi, mentre le dimensioni sono di 162x75x8,49 mm di spessore. Ma passiamo adesso alle performance e quindi cosa c'è sotto a questa scocca. Troviamo un processore MediaTek Dimensity 8200 Ultra con 8 GB di RAM. La memoria interna invece è da 256 GB e abbiamo 5000 mAh di batteria, che ci garantirà sicuramente l'utilizzo per tutta la giornata. La ricarica è a 67 W, promette di ricaricare in 42 minuti il 100% del telefono, manca però la ricarica wireless. Lato connettività abbiamo una dual SIM 5G, Wi-Fi 6, NFC e Bluetooth 5.4. Ma arriviamo ora alla parte fotografica, perché avrete notato sicuramente la scritta Leica nel famoso quadrato delle fotocamere. Ebbene sì, perché Xiaomi porta anche su questi dispositivi la partnership con Leica. Abbiamo tre sensori Leica Vario Summicron. Abbiamo 24 mm la Leica main camera con 50 megapixel la wide angle camera. Il supporto all'HDR10 Plus per le video registrazioni fino a 4K a 30 frame per secondo. 50 mm invece la Leica telefoto camera a 50 megapixel e poi 15 mm la Leica ultra wide camera a 12 megapixel. Abbiamo anche la possibilità di due stili di fotografie, la Leica Authentic Look e Leica Vibrant Look, che donano due stili diversi alle fotografie, uno un po' più acceso e uno un po' più reale. Lo Xiaomi 13T sarà acquistabile da oggi a 699 euro nelle tre colorazioni azzurro, verde e nero, e solo nella configurazione 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Per il momento non vi posso dare il mio giudizio perché lo sto usando veramente da troppo poco tempo, ma le prime impressioni sono davvero ottime, soprattutto sul processore, che a parer mio è il grande punto di domanda di questo dispositivo, che per il resto sulla carta promette davvero ottime cose, soprattutto per il prezzo di 699 euro. Nelle prossime settimane lo andremo a provare in maniera più approfondita, soprattutto il reparto fotocamera, e dopodiché uscirà come sempre sul nostro canale la video recensione completa. Se volete tutte le informazioni legate al 13T e al 13 Pro e a tutto quello che è stato presentato durante l'evento Xiaomi a Berlino, vi rimando all'articolo scritto sul nostro sito technoandroid.it. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un like, condividete e supportateci seguendo il nostro canale YouTube. Direi che per il momento è davvero tutto, un saluto da Francesco Colonna per technoandroid.it. Ciao!